Lei parla la sua storia politica, le sue battaglie, il suo lavoro incessante di parlamentare per L'Aquila. Tutti noi conosciamo L'Aquila non solo per la sua storia, per le sue ferite, per tutto quello che questa città ha dato al paese, ma devo dire in questi anni anche per la battaglia senza sosta che Stefania ha fatto per questa città e per i tanti problemi che il Parlamento ha dovuto affrontare. E oggi siamo qui per ribadire intanto un concetto, l'unità del Partito Democratico intorno a Stefania e la convinzione che per il PD ha la necessità di costruire un fronte alternativo a questa pessima destra. E quando abbiamo lasciato l'amministrazione di questa città, l'abbiamo lasciata con un impegno solenne, che non erano solo le risorse che L'Aquila ha avuto, ma era anche a far presto. Questo sindaco ha fallito, non solo non ha fatto presto, ma ha fatto male e poco. E anche se la peggior destra che l'Italia potesse avere continua a nascondersi dietro le ipocrisie, perché mi pare che il sindaco dell'Aquila, Biondi, appartenga allo stesso gruppo che ha spalleggiato i Novax in questa fase, che ha sostenuto l'idea dei fili spinati, non di un'Italia forte in Europa, in un'Europa aperta, e alla fine ci ritroviamo di fronte alle grandi scelte politiche e ancora una volta a dover spiegare che i nostri sindaci nei prossimi anni saranno soggetti attuatori di una quota che va dai 60 ai 71 miliardi. E noi vogliamo sindaci progressisti, vogliamo sindaci riformisti, vogliamo sindache e sindaci che credano fortemente nella funzione dell'Europa che passa attraverso la riduzione delle diseguaglianze. Sono tutti temi di sinistra e di centrosinistra. Ecco perché Stefania Pezzopane avrà il mandato nostro ad allargare il campo il più possibile. Noi vogliamo che siano con noi tutti quelli che credono nella scuola pubblica forte, rafforzata, nella salute pubblica, e su questo la condizione disastrosa della regione Abruzzo è sotto gli occhi di tutti. Vogliamo che la prevenzione territoriale sanitaria sia un punto fermo dell'azione politica e vogliamo sindaci che la pensino tutti allo stesso modo. Non possiamo permetterci negli anni dell'attuazione del PNRR di avere città fondamentali per noi, e L'Aquila è una di queste, governate da sindaci di destra che non credono nella funzione dell'Europa. Questo è il tema, è un tema tutto politico. Da un lato, chi ha voluto il PNRR, chi vuole ancora più Europa, anche in questa fase di crisi internazionale, e chi invece ogni giorno lavora per demolire questa Europa, per indebolire l'Italia, raccontando agli italiani, agli aquilani, agli abruzzesi che si sta meglio se si sta pochi, se si sta chiusi dentro fili spinati. Abbiamo chiesto fiducia 6 mesi fa agli italiani nelle elezioni amministrative, ce l'hanno data, e abbiamo vinto tutte le elezioni amministrative che c'erano, e ora abbiamo 4 capoluoghi di regione, L'Aquila, Palermo, Genova e Catanzaro. Vogliamo costruire un campo largo in queste città. A Stefania è il compito di costruirlo, noi ci siamo, il partito c'è e ora iniziamo questo lungo cammino. Senta, dopo 2 mandati, una senatrice e una deputata, possiamo prevedere se la Stefania Pezzopane sarà anche ricandidata in Parlamento, se vincerà o se perderà le amministrative? No, guardi che Stefania Pezzopane è candidata al comune dell'Aquila, e parliamo dell'Aquila perché è l'unica cosa che una persona seria come lei può fare, e io sono qui oggi anche a nome del segretario Letta per ribadire che Stefania Pezzopane è la candidata al comune dell'Aquila. Grazie.